Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo assieme finalmente i cupcake alla cannella. Dobbiamo rimanere su temperature direi basse, sui 42 gradi, tra i 42 e i 45. Se non avete mai visto come fare un sapone col metodo freddo e volete provare a farlo, andate a vedere i miei primi video, quello sull'olio extravergine d'oliva, quello sulle attrezzature e quello sulla sicurezza, mi raccomando. Bene, i nostri oli, burri e soda sono a 45 gradi. Per questo sapone servono le basi per i cupcake, cannella in polvere, cannella in stecche, questa è opzionale, comunque se andate nei discount la cannella in stecche così la trovate e costa davvero poco e potete poi svuotarla, le cannelle più grosse svuotarle e separarle in più tronchetti. Dell'amica cosmetica marrone, non usate il cioccolato in polvere perché non viene bene, ho provato più volte, se fosse cioccolato in polvere completamente puro sì, ma ci sono sempre additivi che poi reagiscono con la soda e fanno sia cattivo odore e rovinano il sapone. Mica cosmetica marrone, mica cosmetica bianca. Amica cosmetica bianca, anche questo caso è opzionale, potete tranquillamente non metterla se volete, il sapone non avrà un aspetto bianchissimo, sarà più sul verdolino. Bene, io procederei nell'unire piano piano la soda agli oli. Andiamo di mini pimer, traccia super leggera. Per questo sapone userò la fragranza Christmas Cake, la trovate Gracefruit, penso che l'abbia anche la farmacia Vernile, la metto solo esclusivamente nella base perché tende a diventare marroncina e noi vogliamo che il cupcake invece sia bianco in superficie. Bene, iniziamo a mettere il sapone per fare la base dei cupcake. Direi di restare sul mezzo chilo. Prima di mischiare il sapone con la mica, posizioniamo le basi dei cupcake. La fragranza che uso ha anche la peculiarità di far rassodare prima il sapone, che a noi serve per ottenere una base più solida possibile. Ottimo, aggiungo la fragranza. Verso subito negli stampi prima che si addensi. Visto che me ne è avanzata un po', provo queste nuove formine per fare delle piccole crostatine. Bella spruzzata di alcol isopropilico, in questo caso è opzionale, io ve l'ho detto, se lo volete acquistare trovate il link a Amazon nel video che ho fatto sulle attrezzature. Adesso aspettiamo che si addensi e si indurisca leggermente e poi procediamo col sapone. Bene ragazzi, sta iniziando a solidificarsi. Ora io procederei con mettere la mica cosmetica bianca nel olio che ci avanza, che andremo poi a mettere nella sac à poche per fare il cupcake.
andate prima di frusta e poi di mini pime. Se usate la ricetta semplice, quelle con burri più economici come lo strutto, dovrete solamente aspettare più tempo prima che la parte bianca si indurisca abbastanza da poter essere messa nella sac à poche e non colare ma uscire con la forma del beccuccio della sac à poche. Qui si può parlare dalla mezz'ora all'ora. Dovete di tanto in tanto controllare che abbia raggiunto la consistenza adatta e poi vi farò vedere qual è per poterla mettere nella sac à poche. Bene, ci vediamo tra un po' per me e qualche secondo per voi. Allora ragazzi, così com'è, per intenderci, non va ancora bene. Vedete? È ancora troppo liquida. Allora ragazzi, come adesso va bene, ora vi faccio vedere. Scusate, ma la pentola pesa. Passando una spatola, i bordi devono mantenere una forma. Vedete? Non cola, quindi è il momento di metterla nella sac à poche. Mi raccomando, guanti. Se per caso, se avete seguito le mie istruzioni, avete tenuto la temperatura bassa, no, ma se per caso sentiste che la sac à poche è troppo calda, potete usare un asciugamano per tenerla in mano. Sac à poche, piegate la punta così, la inserite in un contenitore, aprite bene e iniziate a versare. Fantastico. Bene, si inizia con fare una piccola decorazione all'interno del cupcake. Questo è importante per dare struttura alle parti poi superiori. Procediamo con l'esterno. Non abbiate premura. Ok ragazzi, fantastico direi. Adesso usiamo la cannella in polvere. Molti americani quando fanno i cupcake fanno un sapone montato a neve. Con questa tecnica qui invece non è necessario tutto quel lavoro che c'è sotto. E il risultato, come vedete,
e secondo me anche migliore. Ora andiamo a inserire delicatamente i bastoncini di cannella, stando attenti a non piegarli. A non piegare i cupcake, ovviamente. Allora ragazzi, sono venuti perfetti. Ci vediamo tra 24 ore per toglierli dallo stampo. A domani, ciao ciao! Ciao ragazzi, le 24 ore sono passate, vediamo come sono venuti i cupcake. Iniziamo dal tortino. Guardate che meraviglia. E procediamo con i cupcake.